realizzato il sistema. Quindi realizzare il sistema vuol dire trovare le lampade, hackerarle, montarle, testarle. E infatti l'ultima fase è stata quella del test. Ok, qui c'è un attimino lo schema di principio, anzi lo schema vero di come funziona la parte del telecomando. Ci sono un po' di blocchi funzionali. Il primo in alto a sinistra è, diciamo così, i pin di connessione con Arduino. Avete visto prima dall'Arduino che c'è due file di pin su cui attaccare gli shield. Siccome il nostro shield era totalmente custom, cioè doveva essere ottimizzato per la nostra applicazione, ce lo siamo fatti in casa, rispettando la pedinatura. Abbiamo preso un modulino wireless, molto anche economico, dico, ma molto interessante, e abbiamo realizzato un circuito, che è questo qua giù in basso, per far accorgere ad Arduino che qualcuno stava premendo un tasto. Diciamo che abbiamo ribaltato un attimino l'idea del progetto, cioè l'Arduino si fa le sue procedure in automatico, senza stare a pensare se c'è qualcuno che preme il tasto. Nel momento in cui l'operatore preme, viene lanciato un segnale dall'Arduino che gli dice: poi ferma, c'è un tasto premuto. Parte una piccola routine che diciamo, modifica le impostazioni della tastiera per capire quale pulsante è stato premuto. A quel punto Arduino farà le azioni necessarie di conseguenza. Questa invece è la parte della lanterna, dove abbiamo sempre il modulo wireless per la ricezione. Una delle parti più problematiche è stata proprio la gestione delle alimentazioni, perché avere luminosità, avere durata delle batterie e soprattutto avere incombri contenuti è stata una sfida non indifferente. Infatti abbiamo risolto con un circuito abbastanza semplice, ma insomma che ci ha dato anche non pochi problemi. E poi soprattutto la parte di drive che abbiamo utilizzato per pilotare poi il LED. Questa è stata la fase di prototipazione, vedete qui in basso c'è un po' di casino di fili, perché è normale, prototipazione, dove c'è l'Arduino, la breadboard dove c'è montato tutto il circuito, e poi tramite un oscilloscopio abbiamo verificato che i segnali prodotti fossero coerenti col progetto. Qui abbiamo, diciamo, il riciclo dell'elettronica è sempre fondamentale, infatti se riconoscete quei bus lì che erano i vecchi bus che giravano sui vecchi PC, che per fare prototipazione sono una mano santa, per si attacca veramente con due singole. Questa è proprio la simulazione delle sei lanterne, ora qui ci mancano i LED in basso, però noi riuscivamo a capire se la comunicazione simultanea stava funzionando bene o dava qualche tipo di problema. E quella invece è la fase di simulazione della tastiera prima che arrivasse il componente effettivo. Questa è stata la parte di realizzazione del PCB. Vabbè, qui è Daniele, come al solito. Non fa nulla. Questo è il nostro amico e il PCB ce lo siamo veramente fatto in casa, cioè da zero, nel senso. Abbiamo hackerato un vecchio scanner con delle lampade a ultravioletti per poi stampare su una basetta presensibilizzata e svilupparla. Abbiamo fatto la soda caustica, che è quella più bianca, che sta mettendo un amico dentro il piatto per sviluppare il fotoresist impressionato, e poi il cloruro ferrico, che è quella sostanza marrone là, per fare l'attacco del ragno. Alla fine questa è la fase dopo la sensibilizzazione e lo sviluppo del resist, e questo è lo shield che abbiamo fatto noi, e, diciamo così, finita la stampa. A quel punto siamo andati all'assemblaggio, cioè abbiamo preso le vecchie lanterne, le abbiamo smontate completamente, adattate alle nostre esigenze, e questa, diciamo, è la lanterna interna finita. Vedete quello che è il modulino wireless, il LED è stato un pochino hackerato, anche lui con una resistenza saldata perché ci dava problemi di interfacciamento con le tensioni, e lassù in alto vedete il controllore, ora si vede male perché però comunque sia è un 8 pin, quindi un controllore molto molto piccolo però molto molto avanzato. Ecco, ora vi faccio un attimo vedere come abbiamo realizzato il telecomando. Ve lo faccio vedere direttamente con una webcam. No, piace con questo. Parlo senza microfono, tanto non puoi. Allora, ci si prova, so che salta fuori. Allora, questo è l'interfaccia che avete visto prima, ci sono tre LED saldati sopra. A questo punto lo apro e vedete che dentro ci si arriverà. Eccolo qua. Questo è lo shield. L'Arduino vedete sotto, e poi
ci abbiamo messo una batteria da 9 volt che dà direttamente le connessioni e l'alimentazione, un interruttore per sicurezza per non farla scaricare e poi la tastiera, la vedete dal sotto, questa è una tastierina matrice che ha avuto bisogno di un circuito dedicato perché il problema è che rimbalza in una maniera allucinante, quindi uno premeva l'1 e saltava fuori 18-1. Quindi il problema fondamentale è stato quello. Lo shield, scusate, faccio un po' di casino. Ecco, lo shield qui dentro è questo. Abbastanza semplice. Ora lascio un attimo la parola a Daniele che vi dà un attimino più informazioni su quello che è il software. Allora, vediamo un po' come abbiamo fatto questo software per far funzionare tutto questo sistema. Allora, dunque, innanzitutto ci è voluto chiaramente uno sketch per Arduino 1, chiaramente il telecomando è basato su quello, quindi il software è stato sviluppato con il libro di Arduino, poi ci è voluto uno sketch per l'Antini 85. Ora, l'Antini 85 non è un, diciamo, non esiste un Arduino in commercio che ha l'Antini 85 ufficialmente, però l'ambiente di Arduino è facilmente rimodellabile, facilmente espandibile. Ci sono degli appassionati che sono messi lì e hanno detto: ma se io volessi programmare con lo stesso ambiente software di Arduino un altro microcontrollore di una stessa famiglia però diverso, come appunto l'Antini 85, che cosa possiamo fare? Allora, abbiamo cercato un po' sulla rete e c'era già qualcuno che aveva preparato un intero ambiente, un intero development kit, diciamo, per l'Antini 85. L'abbiamo scaricato, inserito nell'ambiente ed ecco fatto, cioè 10 secondi possiamo programmare con le stesse procedure, gli stessi comandi di Arduino anche un Antini 85. Chiaramente è limitato come processore, ha molte meno funzionalità e comunque, però diciamo, è possibile programmarlo con gli stessi comandi, quindi risparmiare un sacco di tempo. E dopodiché abbiamo preparato l'applicazione per il PC per caricare le sequenze che vi dicevo prima, e l'abbiamo scelta di farla in Python perché vabbè, in Python c'è, cioè, tanto il vantaggio della porta seriale e controllarla è facilissimo, ci sono già librerie in giro, uno le scarica, le installa e diventa una questione veramente di poco tempo. E poi ci sono le librerie grafiche, anche quelle facilmente accessibili, programmabili veramente in poco tempo. Io sono un ingegnere elettronico, quindi non sono un espertissimo di interfacce grafiche, però ce l'ho fatta anch'io, quindi ce l'ho praticamente chiunque. Allora, va bene, dunque il software, lo sketch per Arduino 1 è programmato ad oggetto, cioè abbiamo usato, diciamo, un po' la filosofia di Arduino nel preparare tutto, diciamo, il software, quindi abbiamo creato, diciamo, una classe che rappresentasse il nostro sistema e abbiamo fatto interagire con Arduino oggetto. Come abbiamo detto, l'utilizzo del IDE è sufficiente, c'è tutto quello che serve, almeno per la parte del telecomando. E si è utilizzata anche di un'altra libreria riferita online, che è la libreria MIRF. MIRF? Che si sta aspettando? Allora, il modulo wireless che abbiamo utilizzato, che è qui dentro, si controlla tramite interfaccia SPI. Questo modulo è abbastanza complesso per come è fatto e per fortuna abbiamo trovato però questa libreria che già diciamo, le funzionalità base le aveva e quindi quello era sufficiente e l'abbiamo utilizzato. Anche qui si vede come sfruttando, diciamo, il mondo del software aperto si può, diciamo, ricavare un sacco di materiale senza, diciamo, doversi sempre riscrivere a mano tutto fino dalla ruota oggi. Uno trova pezzi già pronti e fa prestissimo a costruire un sistema anche abbastanza complicato come questo. Non è facile, sembra una cosa semplice ma è complesso. Dopodiché abbiamo fatto un piccolo protocollo di comunicazione, ovvero siccome la porta seriale, diciamo, deve comunicare con il PC e scambiare i dati, ci siamo creati un protocollino, diciamo, abbastanza semplice, messaggi con cui il telecomando parla con il computer e dice: va bene, sono pronto, mandami la sequenza, quello risponde ok, do la sequenza, se ci sono errori si segnalano, quindi tutto un piccolo protocollino. E la cosa interessante che abbiamo scelto di fare, questa è stata una strategia, una tattica, diciamo, per semplificare lo sviluppo, è quello di gestire, diciamo, il flusso di programma tramite interrupt invece che controllo continuo dei pulsanti. Qualcuno potrebbe dire: vabbè, non mi sembra una cosa tanto